Kiji è un pirata di barba nera. La cover del capitolo 1064 finalmente ce lo fa vedere in modo chiaro. Ma quali sono i passaggi che hanno portato questo personaggio a lasciare la marina e a unirsi ai pirati di Teach? Rivediamo insieme la sua storia. Lo commenti anche tu. Salve a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale per questo nuovo video dedicato a One Piece. Prima di cominciare iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere i prossimi video. E vi ringraziamo ragazzi per aver raggiunto i 66.000 iscritti, grazie di cuore. Ma se non sei iscritto iscriviti subito per non perdere nessun contenuto. Grazie ragazzi. Vediamo un po' cosa è successo ad Aokiji partendo dalla fine della guerra di Marineford. Subito dopo quei fatti, vediamo Aokiji che viene nominato da Sengoku come grande ammiraglio, dopo le dimissioni di quest'ultimo. Durante il timeskip però è successo qualcosa che ha fatto andare le cose diversamente. Anche se Sengoku sosteneva Aokiji come candidato a grande ammiraglio, molti dei vertici del governo mondiale nominarono Akainu. Aokiji però si oppose fermamente alla nomina di Akainu come grande ammiraglio. Si scontrò con lui per la posizione. I due, come sappiamo, si scontrarono su Punk Hazard e la lotta durò 10 giorni. Secondo Smoker, la battaglia tra i due fu così feroce da cambiare letteralmente il clima dell'isola di Punk Hazard. Akainu finì per essere il vincitore e Kuzan lasciò la marina. Kuzan riportò numerose ferite alla fine della battaglia. Il suo corpo dopo lo scontro infatti presenta un numero impressionante di cicatrici e oltretutto ha perso la gamba sinistra. Kuzan usa infatti i suoi poteri del frutto del diavolo per generare una protesi fatta di ghiaccio. Kuzan si è quindi dimesso dalla marina perché non voleva lavorare sotto Sakazuki. Dopo aver lasciato i Marine, Kuzan incontrò un grosso pinguino di nome Camel e i due divennero compagni di viaggio. Doflamingo e Smoker hanno ipotizzato che, intorno al salto temporale, Kuzan si sia affiliato al mondo criminale dell'Underworld. L'Underworld è l'intero sistema di connessioni, contrabbando e affari loschi che sfugge al controllo del governo mondiale. Kuzan non ha confermato né smentito questi sospetti. Durante gli eventi dell'arco di Punk Hazard, Kuzan decise di recarsi sull'isola. Arrivò poco dopo il conflitto tra Doflamingo e i Marine del G5. Prima che Doflamingo potesse sferrare il colpo di grazia a Smoker, Kuzan apparve improvvisamente affermando che il viceammiraglio era suo amico. Doflamingo ignorò Kuzan e tentò di finire Smoker, ma l'ex ammiraglio congelò Doflamingo. Il membro della flotta dei sette si liberò dal ghiaccio e si allontanò con Buffalo e Baby Five, non avendo alcun interesse a combattere contro Kuzan. In seguito Smoker ha parlato con Aokiji della situazione attuale di quest'ultimo. Smoker gli chiese se avesse anche qualche tipo di legame con l'Underworld. Kuzan ha dichiarato di essere ancora se stesso, rassicurando Smoker. Poi disse a Smoker di diffidare di Doflamingo e di chiedere al grande ammiraglio di inviare gli ammiragli il prima possibile. Chiese inoltre al marine del G5 di non rivelare la sua presenza lì, cosa che essi accettarono. Durante gli eventi del torneo al Corrida Colosseum, nel capitolo 720, Jesus Burgess discute di Kuzan con il suo capitano Barbanera. Burgess disse che non ci si può fidare di lui. Barbanera fece notare che lo stesso si poteva dire del loro compagno di equipaggio Shiryu. I cinque astri di saggezza confermarono in seguito nel capitolo 793 che quel giorno Kuzan si era effettivamente alleato con i pirati di Barbanera. Nella cover del capitolo 1046, all'interno dell'avventura della Germa, vediamo Kuzan e Vanaugur che si recano su Cacao Island. Si vedono solo i loro piedi da dietro, per cui all'epoca si teorizzava si trattasse dei pirati di Barbanera, ma non tutti i lettori ne erano convinti. In seguito vediamo nel corso della stessa mini avventura che Charlotte Cracker viene congelato a Chocolate Town. Aokiji e Augur rapiscono Pudding e la portano sulla nave di Barbanera. Questo lo vediamo nella cover del capitolo 1064. Sappiamo dunque del legame tra Kuzan e Teach sin dal capitolo 720, ma solo oltre 340 capitoli dopo l'autore ci mostra Aokiji insieme ai pirati di Barbanera, confermando una volta per tutte il fatto che adesso sia uno dei pirati di Teach. Quest'ultimo personaggio, come abbiamo visto nel corso dello scontro con Law, vanta una ciurma con poteri davvero spaventosi. Vediamo un po' di rivedere i poteri di questi personaggi prima di chiudere il video. Abbiamo Jesus Burgess, capitano della prima divisione. Ha mangiato il frutto
l'aiuto del diavolo Rikiriki di tipo Paramisha, che gli dona una forza sovrumana tale da permettergli di sollevare una montagna. Shiryu, capitano della seconda divisione, ha mangiato il frutto del diavolo Sukesuke di tipo Paramisha, che gli ha donato la capacità di rendere invisibile se stesso e qualsiasi cosa tocchi. Usi il suo potere principalmente per attaccare gli avversari senza essere notato. Vanaugur, capitano della terza divisione, ha mangiato il frutto del diavolo Wapu Wapu di tipo Paramisha, che gli permette di teletrasportare sia se stesso che altre persone. Avalo Pizarro, capitano della quarta divisione, non si sa ancora quali siano i suoi poteri, ma essendo un pirata di Teach ha sicuramente mangiato qualche frutto, chissà quale sarà. Voi avete delle idee? Lafitte, capitano della quinta divisione, ha mangiato un frutto del diavolo probabilmente di tipo Zozo, che gli permette di volare tramite due grandi ali. Katarina Devon, capitano della sesta divisione, ha mangiato il frutto del diavolo Dog Dog, modello Volpa 9 code di tipo Zozo mitologico, che le permette di trasformarsi in tale animale e di assumere le sembianze di altre persone. San Juan Wolf, capitano della settima divisione. Le sue immense dimensioni derivano dai poteri di un frutto del diavolo. Questo lo si sa dalle informazioni di One Piece Vivre Card, volumetti speciali pubblicati in Giappone. Non si sa però di quale frutto si tratti. Vasco Shot, capitano dell'ottava divisione. Non si conosce il suo frutto del diavolo. È probabile che anche lui l'abbia mangiato, essendo un pirata di barba nera, ma non sappiamo di quale si tratti. Doc Q, capitano della nona divisione, ha mangiato il frutto del diavolo Shiku Shiku di tipo Paramisha, che gli permette di infettare le persone con diverse malattie. Con i capitani ci fermiamo qui. Di Aokiji, come membro dei pirati di Barbanera, non sappiamo ancora nulla. Sappiamo solo che è uno dei pirati, ma non sappiamo se si tratta di un capitano. Al momento, quindi, non possiamo inquadrarlo bene. Sappiamo però che non si tratta di un semplice alleato, perché ci viene presentato proprio come pirata di Barbanera. Come sappiamo, Kuzan possiede i poteri del frutto del diavolo Gelo Gelo, ovvero il frutto Ie no Mi di tipo Roja, che gli permette di trasformarsi in ghiaccio, creare un'infinita quantità di tale sostanza e manipolarla a piacimento. Con questo video sui pirati di Barbanera ci fermiamo qui. Abbiamo quindi 9 capitani. Secondo te, chi può essere il decimo capitano della flotta di Teach? Aokiji è il decimo o non lo è? Secondo voi, che tipo di frutti possiederanno i personaggi che ancora non ci hanno rivelato le loro abilità? Kuzan condivide gli stessi obiettivi di Barbanera o è una sorta di spia all'interno dell'equipaggio? Diteci la vostra attraverso i commenti. Ragazzi, incontriamoci a Lucca Comics and Games, saremo in fiera il 29, il 30 e il 31 ottobre. Vi aspettiamo tutti i giorni allo stand Nerd Yourself alle ore 16:30. Inoltre vi invitiamo a seguirci su Instagram per non perdere gli aggiornamenti delle nostre storie per quanto riguarda Lucca, e di seguirci anche sul canale Viola su Twitch, perché proprio lì faremo le live degli eventi più interessanti. E questo, ragazzi, è il programma delle nostre live per quei 3 giorni. Vi aspettiamo, ragazzi, fatevi avanti! Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Alla prossima! Alla prossima, ragazzi!